sono particolarmente felice che anche in questa occasione l'ASCOM abbia scelto noi come partner per questo evento. Le collaborazioni durante l'anno si ripetono spesso e noi ben volentieri li ospitiamo e organizziamo insieme a loro. Perché dico sempre ai miei allievi e ai nostri genitori, oggi i nostri ragazzi sono seguiti da noi, fra qualche mese, fra qualche anno sono seguiti dall'associazione di categoria e dai loro imprenditori. Noi facciamo l'aspetto formativo, ma poi la vera sfida, la vera occasione per mettersi in mostra ce l'avranno con i datori di lavoro e quindi ovviamente con i soci ASCOM. Perché tutte queste iniziative che sono occasioni di incontro tra la scuola, i nostri allievi e il mondo del lavoro, nel caso specifico poi della ristorazione e del turismo, sono occasioni assolutamente da non lasciarsi perdere. La scelta è ormai consolidata da 3 anni a questa parte, abbiamo questa collaborazione con la CAPO, che è la cooperativa Asparagi di Conchi, per valorizzare il territorio di Conchi col prodotto dell'asparago e la ristorazione di Chioggia. È una specie di scommessa che volevamo abbinare l'asparago con la cucina chioggiotta prevalentemente a base di pesce, che è una novità, per far vedere che si poteva ottenere risultati eccellenti anche con questa novità. Da 3 anni a questa parte c'è questa bellissima collaborazione, quest'anno abbiamo voluto dare anche l'istituzionalità con l'Istituto Tecnico Alberghiero di Chioggia, che sta facendo passi da gigante. Noi abbiamo anche l'accreditamento, quindi dal 1° di gennaio usiamo questa struttura in collaborazione con il CFP, grazie anche al direttore Boscarato, e ci sta dando dei grossi risultati. Questo è solo l'inizio di una serie di manifestazioni che stiamo portando avanti ormai da gennaio. Sì, un'esperienza positiva a mio avviso, un'esperienza cominciata 3 anni fa, così in sordina, pensando che fosse una cosa da poco, invece ci riconosciamo su un intervento e su un programma decisamente valido, appunto per far conoscere il prodotto della terraferma, che è vicinissima a Chioggia, dista 10 km, farlo conoscere in una cucina particolare che è, diciamo che è il pesce, non in quanto la particolarità del pesce, ma perché l'abitudine, la cultura del posto è appunto di far conoscere il pesce essendo una zona di mare. Ecco, questo connubio a mio avviso serve, è servito molto, far conoscere i territori vicinissimi e addirittura far mettere insieme le due province che sono vicinissime, attaccatissime, entrambi sul mare.